Saggio dei malcapitati nemici che finirono tutti uccisi o messi in fuga. Peccato che Angelica fosse di tutt'altro avviso e non era granché contenta di essere assegnata a un cavaliere cristiano come premio di guerra. Alla ragazza, che sapeva il fatto suo, non fu difficile eludere la sorveglianza e svegnarsela all'alba in sella ad un cavallo. Ecco perché all'inizio del poema la troviamo intenta a galoppare in un bosco, sempre timorosa di avere alle spalle qualcuno di quegli omaccioni che le sbavavano dietro, primo fra tutti Rolando.